Queste cotolette valdostane, cosiddette, di melanzane, ripiene di mozzarella e prosciutto, sono una vera delizia, piaceranno tantissimo anche ai bambini e sono molto facili da fare. E sono anche un bel modo per utilizzare le melanzane che, come sapete, sono una verdura veramente, veramente versatile. Per le nostre melanzane imbottite ci serviranno tre belle melanzane, del pan grattato per impanare, un paio di uova sbattute, potete anche fare un tuorlo e due albumi se volete, comunque deve essere sufficiente per impanare le vostre cotolette, diciamo. Una mozzarella di circa 200 grammi, un centinaio di grammi di prosciutto cotto. Per primissima cosa andiamo a posizionare le nostre melanzane su una griglia e le andiamo a mettere in forno per un'ora circa a 180 gradi. Ecco, le nostre melanzane sono pronte, vedete che sono belle morbide. Non levate il picciolo, mi raccomando, che serve poi per gestire tutto per bene. Se riuscite a non ustionarvi, cominciate a sbucciarle, lasciando sempre intatto il picciolo. Quando poi sono intiepidite, col palmo della mano le schiacciate proprio facendo pressione in modo da far rilasciare tutto il liquidino che fosse rimasto ancora intrappolato all'interno delle melanzane. Se volete potete usare anche un po' di carta assorbente. E quando sono ben asciutte, le aprite lateralmente con un coltellino, così come fosse una tasca. Le andiamo ad imbottire. Prendiamo una fetta di mozzarella. Poi aggiungiamo una fetta di prosciutto e poi chiudiamo questa nostra tasca come un portafoglio che andremo a sigillare con la panatura. Pronti ad impanare. Passiamo le nostre melanzane nell'uovo. Poi nel pan grattato, rovesciatele bene in modo da far aderire il pan grattato. E doppia panatura, di nuovo nell'uovo e poi nel pan grattato. Eccole pronte. Adesso potete scegliere due strade, potete friggerle nell'olio di semi oppure metterle in forno. Io preferisco, perché mi sembra un po' più leggero, metterle in forno e farle dorare in forno. Però un goccio d'olio ci vuole, quindi anche se c'è la carta da forno, mettiamo un goccio d'olio, lo spargete bene con le dita o con il pennello e sopra adagiate le melanzane e poi sopra un altro goccino d'olio. Se avete quegli spruzzini per l'olio sono fantastici perché permettono di risparmiare proprio sulla quantità dell'olio. Adesso queste vanno in forno fino a quando sono belle dorate, da un lato e dall'altro, ci vorranno circa 20-25 minuti. Ecco, le uscite dal forno, adesso ce le mettiamo in un piatto e ce le mangiamo belle filanti.